Vediamo invece quello che sta succedendo lato, diciamo, collaborazione personale, no? Su OneDrive, OneDrive for Business, la mia cartella personale di lavoro con tutti i miei file, eccetera, eccetera. Microsoft ha iniziato anche su OneDrive un bel percorso di aggiornamenti, partendo da una nuova home page, ok? Una nuova home page che mi mette diciamo, in prima visione, cioè in attenzione, punto numero uno mi mette un po' di contenuti. Punto numero uno mi mette i documenti su cui qualcuno ha fatto un commento e mi ha menzionato, quindi cose che mi servono, su cui io devo porre l'attenzione fondamentalmente. Poi sotto vedo in un punto unico tutti i file recenti, sia che provengono dal mio OneDrive, sia che vengono invece dalle altre aree di collaborazione su cui io partecipo, quindi il gruppo Teams, il sito SharePoint, eccetera, eccetera. Sia che io ho, diciamo, condiviso questi file con qualcuno, sia che li ho ricevuti. Sempre da questo punto di vista sta arrivando poi una nuova interfaccia per appunto vedere i file condivisi. In un punto unico vedrò appunto quelli che qualcun altro ha condiviso con me e quelli che invece io ho condiviso con qualcun altro, con anche le informazioni di aggiornamento, se qualcuno l'ha editato, quando, eccetera, eccetera, con la possibilità poi di filtrare facilmente per tipologia di file o per le folder. E questo è molto utile per identificare e ritrovare subito il file su cui sto lavorando. Questo è uno screenshot dal mio OneDrive, quindi queste sono novità che sono già arrivate su OneDrive. Vedete che in alto c'è una nuova barra di lavoro, una nuova barra dei comandi. In realtà i comandi sono sempre gli stessi, però hanno migliorato un po' il look and feel, la user experience di questa barra. Quella che era quell'iconcina, cavolo, era piccola, quell'iconcina con la I che era in alto a destra, no? Che serve per vedere le attività che sono state fatte su un file, per vedere le opzioni di condivisione e così via. Adesso finalmente è diventato un bel tastino con scritto info, clicca qui, così è qua che trovi le informazioni utili sul nostro file. Questo ha un fatto bene, è un bel miglioramento di esperienza utente. Lo volevo citare perché io lo spiego ai miei clienti, no? Guarda, le informazioni per condividere oppure anche per prendere il percorso giusto del file lo trovi nella I. È sempre difficile trovarla, no? Invece adesso per fortuna l'hanno fatta diventare un bel tastone. Poi arriverà un'area per navigare i miei file o comunque i file che sono stati condivisi con me per persone. E questo è carino perché riesco in un punto unico a vedere se sono stati fatti modifiche a dei file o comunque sono state fatte attività o comunque riesco anche ad avere un accesso rapido a dei file su cui io ho lavorato con qualcuno dei miei colleghi. Posso decidere di cercare il collega, posso decidere di pinnare il collega così da tenerlo, diciamo, sempre lì. Magari io lavoro spesso con una persona e ogni tanto mi faccio un giro su questa pagina per vedere quello che il suo lavoro, no? Sui documenti. E secondo me è una bella funzionalità questa. Andiamo avanti e oltre alla possibilità di navigare i miei file o i file che mi hanno condiviso con me tramite per persone, lo potrò fare anche per meeting. Bellissimo questo, un caso d'uso fantastico. Sapete, no? Molto spesso il meeting poi, no, è legato a un'attività che un'attività di progetto, un'attività di qualsiasi tipo, attività che può essere scaturita da appunto la generazione di un documento, comunque legata, no? A un qualsiasi file, una presentazione o quello che volete. Tramite questa visualizzazione io vedrò i prossimi meeting che ho in agenda e lui mi attacca al meeting il file relativo a questo meeting. Già un po' lo fa Outlook, no? Nel calendario, questa funzionalità, se ci avete fatto caso. Qui sarà ancora più semplice accedere a questi file, molto utile secondo me. Poi arriverà la possibilità di dare dei colori alle folder e questo è un po' in stile Mac, devo dire la verità,
Come vedete posso fare tasto destro sulla folder e dargli un colore. Dare il colore alla folder mi serve, sai, diciamo, mentalmente, no? Per accedere più facilmente al mio contenuto, no? Alle folder che magari su cui lavoro di più, le voglio raggruppare per una categoria, uso il color code, cose di questo tipo. Molto carino. E poi, per l'ennesima volta, Microsoft ha deciso di modificare di nuovo la schermata di condivisione, e questa ci aspettiamo che poi loro fanno così, no? La modificano su OneDrive e poi a cascata sarà poi la stessa interfaccia che ritroveremo su SharePoint, che ritroveremo su Teams, anche su Windows, no? Quando condivido un file con qualcuno. E qui le principali modifiche quali sono state? Che fondamentalmente hanno aggiunto questa iconcina qua oltre a un revamping grafico, hanno aggiunto questa iconcina qua che ci porta poi a scegliere le impostazioni del link che io sto inviando a queste persone, se faccio clic su send, oppure del link che mi voglio copiare perché magari lo voglio mandare in una chat o chi lo sa. E quindi è da qua che accedo al punto dove scelgo poi se genero un link visibile a tutti, se voglio mettere la password, se voglio mettere evitare che un documento venga scaricato e così via. Ok? Speriamo che sia la volta buona, non so cosa dire, perché questa interfaccia l'hanno modificata così tante volte veramente che ormai ho perso il conto. A me questa piace. Le prime erano evidentemente poco usabili e quindi hanno in fretta e furia hanno cercato di modificarla. Questa secondo me è un buon compromesso, perché dal punto di vista della user experience io posso dire, posso scegliere a chi inviare, velocemente scelgo se può modificare o solo leggere, e fondamentalmente così, diciamo, già faccio una prima attività. Se poi voglio personalizzare il mio link, faccio clic su impostazioni, e questa è un'icona classica, no? Di accesso alle impostazioni, e faccio le mie modifiche. Non è male secondo me.